Intanto ora vorrei cominciare però con Luca, che ci va a raccontare. E Luca, il pensiero di Luca che vediamo scritto su eBay, vediamo un po', poi lui ci commenterà questa cosa. Mi piace? Mi piace il settore Dice Luca, cosa dice? editoriale, ci vorrei rimanere. Sapevo che fare il giornalista senza avere le spalle coperte era difficile, che è una professione con gli ingressi stretti, tortuosi e affollati, ma a un certo punto devi fare qualcosa o rischi che la salita ti spezzi. Tu, il tuo Questo pensiero era questo, era però chiaro. Non c'è un però, c'è un continuiamo. Continuiamo. C'è un continuiamo su una strada che è difficile, ma che non vale ancora la pena abbandonare. Diciamo che è passato un mese da quando ho deciso di mettermi all'asta su All'asta. eBay. Da allora sono finito sui Ecco, giornali, si è messo all'asta, dice televisione. io comincio da 50 centesimi, mi Sì, in 1,50 euro. pare. Ah, era 1,50 euro, ti avevo messo prima. E comincio da 1,50 euro. Siamo arrivati a 7,50 euro, quindi Ah, già qualcosa. pizza e birra piccola. 7,50 euro. Però ecco, Allora. lo scopo principale, al di là di farmi Sì. pubblicità, era quello di aprire, accendere i riflettori su un problema che è quello dei milioni di precari, di Di ragazzi lavoratori giovani. atipici che sono nella mia stessa situazione. Io ho deciso di fare giornalista e va bene, è sicuramente una professione difficile, però ce ne sono tanti altri che fanno altri mestieri che si trovano nella mia stessa condizione. E quindi mi sembrava giusto, siccome vorrei essere quello che poi, uno di quelli che fanno sì che si parli dei problemi in Italia, appunto, credo che questo sia uno degli scopi del giornalismo, volevo accendere un riflettore e dire parliamo di questa cosa seriamente, perché il problema c'è e va in qualche modo risolto e affrontato. Comunque, Tu dici, sono ancora sei un disoccupato, precario, sono no? ancora Tu hai disoccupato dopo lavorato, un ci dici mese. con i giornali che hai lavorato. Io ho lavorato con la Nazione di Firenze 2 anni, Sì. con il Corriere dell'Umbria a Perugia. Sì. E qui a Rieti collaboro con il Tempo di Rieti, magari qualcuno già anche mi conosce. Allora, a un certo punto tu sei andato su internet, su eBay, ti sei messo all'asta, ti hanno poi chiamato la Rai e poi... Che cosa è successo dopo? Perché sono stati diversi incontri, qualche Sì. colloquio, tanti che ti hanno mandato delle mail. Raccontici un C'è stata po'. tanta solidarietà ed è quella la cosa che mi ha colpito di più. Anche qualche proposta di lavoro che però per il momento non si è ancora concretizzata. Infatti, ripeto, dopo un mese sono ancora disoccupato. Però ho creato un blog, Sì. uno spazio internet che si trova all'indirizzo Sì. www.noiprecari.blogspot.com, nel quale sto cercando di raccogliere le storie di precari come me. L'idea sarebbe quella di creare un libro, un ebook o un libro Sì. cartaceo da presentare poi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo e dell'Economia, per far capire che comunque quali sono le storie dietro ai ragazzi, a questi numeri che poi sono i precari, perché il precario è un numero oggi nella nostra società, un numero sostituibile. In realtà invece il precario si chiama Luca, Antonio, Giovanni, Sara, ha un nome, una storia, una famiglia ed è giusto che ne venga reso conto di ciò. Roberta, che è dietro, Paravano, che ne pensi di questa? Eh? Dei Di precari? Luca, di Luca, Ah, di di precaria, Luca? di precaria. Penso che Tu sei insegnante, sei io fortunata. sono fortunata perché sono 3 anni di ruolo, ma sono stata per 8 anni precaria, quindi conosco quali sono i contratti da precaria, li conosco per quanto riguarda la scuola. E so anche, diciamo, quello che è successo all'interno della scuola per le riforme, per i contratti, nuovi che sono Tu stati insegni comunque alla scuola ricambiati. elementare? Io insegno alla scuola dell'infanzia del Comune di Roma. Ah, è scuola dell'infanzia, quindi Roma. E mentre vediamo un po', Mara, tu che ne pensi di questa? Tu sei Beh, precaria o no? sì, Sei una precaria. sono una precaria, sì. Allora Ho sei su. un contratto a progetto e Sì, sono faccio questi poi questi parte. contratti, queste Esatto, faccio collaborazioni, parte di contratti a questo mondo. progetto, contratti obiettivo, poi scade il contratto, via, a casa. Esatto. E invece Emanuele? Anch'io come Mara, Luca, precario, in scadenza di contratto, ancora ne avrò per altri
che giorno è oggi? È venerdì. Venerdì, manca una settimana alla scadenza del contratto. Pensa quindi. E mentre tu sei presidente, mentre Fabrizio Moscala sei presidente, tu no? Anche il, anche il presidente è può precario. Essere precario. Io c'ho anche un aggravante, perché sì. Ho una fortuna, sì. Perché la mia ditta è solida, perché lavoro per lo Stato, però sì. Anch'io ho un contratto da precario. Uh-huh. Non so fra 6 mesi se continuerò a fare questo mestiere. Ma Beatrice, ma si può andare avanti così? No. Ma si può andare avanti così? Non si può andare avanti così. Meno male che dietro di noi ci sono due artisti che riconoscono tutto il mondo, loro guadagnano un sacco di soldi. Claudia e Daniele, Paradise. Che dici? È un po' triste. Allora, parliamo un po' di questa associazione culturale.